tutti, benvenuti al nostro telegiornale. A 2 mesi dalla scomparsa della piccola Cata ieri sera a Firenze, nella zona di Saio Copino, dove si trova anche l'ex Astor, da dove è sparita la bambina, un nuovo presidio della comunità peruviana e un appello dei genitori. Io sono qui, sono davanti a voi, sono in piedi, io ho la speranza che mia figlia tornerà. 2 mesi senza notizie di Cata, la bambina peruviana di 5 anni vista per l'ultima volta il 10 giugno a Firenze sulle scale dell'hotel Astor, la struttura occupata nella quale abitava con la famiglia. Ieri sera in piazza della Piccola, a pochi metri dall'albergo, i genitori hanno organizzato un presidio. In pochissimi hanno partecipato, poche persone ieri come poche alla fiaccolata che sfilò per le vie del quartiere un mese fa. 2 mesi senza Cata e 6 giorni dall'arresto dello zio materno accusato con altri 3 peruviani di aver gestito il racket degli affitti nell'Astor. Liti, minacce e aggressioni tra le stanze dell'albergo, di questo si parla nell'inchiesta parallela a quella sul sequestro della bambina. Voi avete avuto una lite così forte che può giustificare, che potrebbe giustificare questa sparizione? No, forte no, non ho problema con nessuno, non ho debito con nessuno, nel senso che non è che non ho avuto problema, sì ho avuto problema, però non ho avuto mai un problema grosso, grave, perché qualcuno me la prenda mia figlia. No? Per un litigio che ho avuto con una persona, con un'altra, non posso credere che se la prendano con mia figlia. Devi essere una cosa più grande, forse hanno sbagliato, forse per paura, perché non sanno cosa fare ora con mia figlia, non la lasciano. È vero che lei è andato una notte a cercare sua figlia in un campo sì. Nomadi? Sì, sì. Perché? Perché ci sono tante persone di Ron lì, io come sono appena uscito in carcere, non lo so... Mi vino alla mente di andare lì, come sono persone di Ron, a cercare per il conto mio. Io ho chiamato i miei amici, a mio fratello e siamo andati lì con il bastone. Dicono di non aver nascosto niente agli investigatori, di aver detto tutto, di aver raccontato tutto e di sentirsi additati nell'occhio del ciclone. Credeteci, noi non sappiamo niente. Abbiamo detto tutta la verità. Più di questo non posso fare io. Abbiamo lasciato il cellulare, hanno visto tutto quello che c'è dentro del nostro cellulare, perché dopo 2 mesi tirano fuori, fanno pensare che c'entra mio fratello, c'entra la famiglia, ma veramente non è così. I genitori di Cata non pensano e non vogliono pensare al peggio. E io si sento che mia figlia è ancora viva. Abbiamo la speranza che è in vivo, perché questo dobbiamo credere, anche se no, però dobbiamo credere questa cosa. I genitori di Cata si sono presentati ieri sera al presidio con il loro avvocato. 2 inchieste dopo la sparizione di Cata potrebbero convergere? Tutto è possibile, non sappiamo quali sono le idee degli inquirenti. È ovvio che le 2 inchieste potrebbero essere collegate. Come abbiamo sempre detto, come Caterina e Miguel hanno sempre chiesto a tutti, è importante che chiunque è a conoscenza di qualche fatto rilevante parli e quindi faccia conoscere la verità per aiutare questi 2 genitori a ritrovare la loro bambina che è scomparsa da ormai 2 mesi, un tempo interminabile. C'è stata una collisione tra una barca da pesca e la motonave Sharden della Moby al largo di Capo Figari nel nord della Sardegna la scorsa notte. Disperso in mare un marinaio che si trovava a bordo del peschereccio che è affondato dopo lo scontro. Verso le 23:15 la sala operativa della Guardia Costiera di Olbia è stata allertata dalla chiamata di una passeggera che si trovava sul ponte della nave, che era partita dal porto di Olbia ed era diretta a Livorno. Le ricerche in mare dell'uomo sono andate avanti per tutta la notte con l'ausilio di 3 mezzi navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore e un elicottero dell'Aeronautica Militare. E rimaniamo a Livorno, dove l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno sequestrato 50 kg di cocaina nascosti in un container proveniente dalla Sud America. C'è stato un arresto. 50 kg di cocaina pura sono stati trovati in un container al porto di Livorno. La droga, suddivisa in panetti e proveniente dal Sud America, era occultata nella struttura che trasportava generi alimentari. Il suo valore di mercato avrebbe fruttato alla criminalità organizzata 35 milioni di euro. Sono stati i militari della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane a scoprire il carico durante un controllo nelle aree commerciali del porto Labronico, non nuovo a certi ritrovamenti. Durante l'operazione è scattato anche un arresto. L'ultimo sequestro risale a fine luglio, stesso modo di operare, ma in quel caso i chili di polvere bianca erano 59 per un valore di mercato di 40 milioni. Il porto di Livorno resta una delle porte d'ingresso preferite dei narcotrafficanti verso l'Europa.
Oggi 11 agosto è l'anniversario della liberazione di Firenze dal nazifascismo e stamani il suono della campana La Martinella ha ricordato la liberazione, così come l'annuncio del 1944. Alle 8.45 poi a Palazzo Vecchio è seguita la deposizione di una corona di alloro alla lapide dettata da Piero Calamandrei a ricordo della liberazione di Firenze, che è murata sulla facciata di Ponte Vecchio, e un'ora più tardi c'è stata invece la cerimonia solenne in Piazza dell'Unità, alla presenza di tutte le autorità civili e militari. Alle 10.30 invece sull'arengario di Palazzo Vecchio i discorsi celebrativi con interventi del sindaco di Firenze Dario Nardella, della presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, il presidente della Toscana Eugenio Giani e anche la presidente dell'AMPI di Firenze Vania Bagni. Ma perché l'11 agosto? Vediamo cosa accadde quel giorno. Agosto 1944, le truppe alleate stanno risalendo la penisola dopo la liberazione di Roma avvenuta due mesi prima. Arrivati nei pressi di Firenze, prendono contatto con il Comitato Toscano di Liberazione dell'Oltrarno e con le Brigate Garibaldi. I partigiani erano infatti già arrivati in città e furono loro ad organizzare l'insurrezione. La notte tra il 4 e il 5 agosto, le truppe naziste ancora presenti a Firenze abbandonano la riva sinistra dell'Arno, facendo saltare tutti i ponti, tranne Ponte Vecchio, che viene però minato. Ha inizio la battaglia di Firenze, che vede contrapposti partigiani e nazisti, culminata l'11 agosto. Quella mattina, alle 6.45, è il suono della Martinella a svegliare i fiorentini, la stessa che da secoli annuncia la guerra imminente. È seguita dai rintocchi della campana del Bargello, è il segnale dell'insurrezione, i partigiani si preparano alla battaglia. Attraversano l'Arno da Via della Condotta, arrivano a Palazzo Medici Riccardi, già sede della prefettura, e assumono il comando della città nominando i primi rappresentanti di governo amministrativo. Per la prima volta nel corso della liberazione dell'Italia non sono gli alleati ma i partigiani a nominare il governo di un territorio. L'11 agosto è da allora il giorno della liberazione di Firenze, ma gli scontri continuarono fino a fine mese e la città venne riconquistata casa per casa, fermando i tedeschi alla linea del Mugnone, fronte immaginario che andava dalle Cascine all'Africo. Molti, anche i franchi tiratori fascisti rimasti in città, che costituivano un pericolo per una popolazione rimasta senza acqua, costretta ad uscire di casa. Una guerriglia urbana serrata e dura che i britannici, concentrati ad accerchiare i tedeschi fuori dalla città, lasciarono ai partigiani. In 205 persero la vita, 400 furono feriti, oltre ai 379 morti e 1308 feriti tra la popolazione. A Firenze, un anno dopo, venne assegnata la medaglia d'oro al valor militare. Ieri il sindaco Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha annunciato alcune novità che riguardano il progetto per il nuovo stadio. Per quanto riguarda l'area esterna, andremo incontro alle esigenze dei cittadini, siamo disponibili a verificare un cambio della destinazione d'uso, eliminando l'hotel e gli spazi commerciali e mettendo funzioni utili al quartiere, valorizzando così le attività commerciali dello stadio. È questa la novità annunciata dal sindaco di Firenze sul progetto del nuovo Stadio Franchi. Riguarda l'area esterna e risponde alle richieste di maggiore attenzione al verde che da mesi il Comitato Vitabilità Campo di Marte faceva all'amministrazione. Una scelta che, valorizzando di fatto le future aree commerciali all'interno dello stadio, potrebbe piacere anche alla Fiorentina, che comunque non si pronuncia né su questa scelta né sul suo futuro coinvolgimento nella gestione di negozi e ristoranti. L'area esterna non riguarda comunque i piani urbani integrati, quelli per i quali sono stati tolti i 55 milioni del PNRR e sui quali pesa il ricorso al TAR presentato dal Comune di Firenze. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha fissato per il 26 settembre la prossima udienza e un'altra eventuale il 14 novembre, dove comunque dovrà definirsi in tutti i modi il merito. Nardella resta fiducioso. Abbiamo confermato che il progetto esecutivo dello stadio nuovo Franchi
sarà terminato dopo l'estate dallo studio ARUP, dopodiché partiremo con la gara per l'affidamento dei lavori. La gara sarà divisa in due lotti, almeno due lotti. Il primo è il lotto che già ha i finanziamenti, che sono confermati, sono nelle disponibilità del Comune, 130 milioni. Secondo lotto è legato ai famosi 55 milioni che sono stati tolti alla città. Per questo secondo lotto si manterrà una opzione, in modo tale che le ditte sanno che sicuramente faranno i lavori del primo, ma potranno anche fare quelli del secondo non appena si troveranno le risorse. Riteniamo che sia stata fatta un'ingiustizia a Firenze perché sono stati tolti 55 milioni, ma riteniamo anche che si possa trovare una soluzione come è stato fatto per Venezia e abbiamo inviato al governo varie opzioni. La piaga delle violenze domestiche o dello stalking passa soprattutto da un cambiamento culturale e sono molto utili anche accordi e collaborazioni come quello appena rafforzato tra la Questura di Firenze e Artemisia. La Questura di Firenze e il Centro Antiviolenza Artemisia hanno firmato un protocollo di collaborazione a tutela delle vittime di stalking, violenza di genere e domestica. Da un lato la Questura offrirà un'accoglienza tempestiva e un adeguato supporto alle vittime, dall'altro Artemisia indicherà le operatrici di riferimento per i casi specifici. Prevista anche una formazione reciproca e un rafforzamento dello strumento giuridico dell'ammonimento, che non è una denuncia ma una prima segnalazione che ha già dato buoni risultati. Da gennaio 2023 i provvedimenti di ammonimento emessi sono triplicati rispetto allo stesso periodo del 2022, 18 rispetto a 6 di un anno fa. Segno, spiega il questore, che stanno emergendo più casi. Erano situazioni sostanzialmente di relazioni tra uomo e donna nell'ambito del rapporto di coppia. La maggioranza sono questi casi che si sono verificati, che abbiamo dovuto affrontare nel corso di quest'anno e mezzo, e devo dire che laddove per tempo sono stati attivati questi procedimenti e con l'ammonimento da parte del questore, in alcuni casi siamo riusciti a frenare e a recuperare anche dei rapporti che sembravano irrecuperabili. Vero è che in genere sia la Questura che soprattutto Artemisia intervengono in casi già conclamati e gravi e le denunce, ricorda Elena Baragli, sono ancora poche. Di tutte le donne accolte nei centri solo il 27% denuncia e purtroppo sappiamo anche perché, sappiamo che le donne non denunciano perché spesso trovano degli ostacoli e anche dei pregiudizi all'interno della società che le giudica, che le stigmatizza, a partire dalle famiglie che magari chiedono di non suscitare scandali, di non infangare il cosiddetto buon nome, fino purtroppo a situazioni più gravi che possono riguardare provvedimenti nelle aule dei tribunali. La battaglia è insomma anche e soprattutto ancora culturale. È tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.